Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Sono a San Giovanni in Fiore in compagnia di Don Battista Cimino, che è sacerdote appunto a San Giovanni in Fiore e missionario in Africa da molti anni. Innanzitutto un saluto a Don Battista. Grazie per questa possibilità che mi dai di avere un'intervista. Sai, un missionario è il microfono dei popoli, è un microfono dei poveri, quindi siamo veramente felici quando possiamo dare una nostra testimonianza attraverso i giornali, attraverso le televisioni e questa sera attraverso la vostra TV online. Perfetto. Don Battista, io le volevo chiedere come ha deciso, se appunto è stata una scelta, di diventare un missionario. Diciamo che parte dalla mia infanzia, quando ho visto mio padre e i miei primi fratelli partire per la Germania. È stato uno shock per un bambino che ha nutrito accanto al desiderio di diventare sacerdote anche il desiderio di diventare missionario per i cappellani degli emigranti, cosa che ho coltivato per tutti i miei anni di teologia, durante i miei anni di studi. Poi ho fatto una domanda appunto esplicita al mio vescovo di partire all'estero per seguire i nostri emigranti, ma diciamo le cose non sono andate bene perché ho dovuto aspettare circa 17 anni, ma nel frattempo, negli ultimi anni di questa mia attesa, diciamo l'emigrazione calabrese e sangiovanese era cambiata, no? L'emigrazione degli anni 60 non era più quell'emigrazione degli anni 90. Il 91 mi capitò di fare una visita in Uganda a padre Paolino Tomaino, della vostra zona, e lì sono stato un mese ed è stato il momento dell'innamoramento con l'Africa, per cui quando sono venuto ho detto al mio vescovo: io continuo a fare la domanda di partenza missionaria, però ormai diciamo questa emorragia si è fermata, preferisco andare in Africa quando sarà il momento. E così proprio da questa chiesa abbaziale, dove io ho fatto la mia ultima esperienza come sacerdote diocesano, parroco, perché sono stato prima a Panettieri Bianchi, poi a Mendicino, gli ultimi 9 mesi qui a San Giovanni in Fiore in questa abbazia, da qui io ho ricevuto il mandato per partire in Africa, ed esattamente in Burundi la mia prima esperienza. Perfetto. Scusi, un'altra domanda diciamo molto importante è quella che come affronta diciamo delle difficoltà, se ci sono, sia di ordine culturale ma anche materiale, quando un prete missionario appunto va in paesi come l'Africa? Certamente le difficoltà sono tantissime. La prima è la lingua, quindi quando io ho lasciato la mia abbazia me ne sono andato in Francia a fare il francese per poter andare in Burundi, quindi c'è la lingua. E poi tutti gli altri contorni, voglio dire, dal mangiare all'aria, all'acqua, tutto cambia, no? Ma soprattutto trovi con un popolo diverso, quindi culture diverse, credenze diverse, modi di agire diversi, comportamenti diversi. Allora il missionario li assume, li prende tutte queste cose, no? Siccome in lui c'è un grande desiderio di stare lì nel nome del Signore, allora immediatamente ci si adegua alla lingua, al mangiare, a tutte le situazioni. È chiaro però che non ti nascondo che alcune volte diciamo, si avverte questa distanza culturale nel modo di agire, nel modo di lavorare, nel modo di programmare il tempo, per esempio, no? È da tutti risaputo che noi siamo così precisi, sì. Ma se vai in Africa un'ora può essere una giornata, una giornata può essere una settimana, no? Allora ci si adatta anche in questo, ma poi soprattutto sono i rischi. Io per la prima esperienza missionaria mi sono trovato in Burundi e mi sono trovato in una guerra che è durata 12 anni, io ho fatto 8 anni di questa guerra, quindi una grossissima difficoltà è stata proprio essere immerso in una guerra che io non avevo mai sognato nella mia vita. Io sognavo di andare a servire i poveri, ma non di trovarmi in una guerra. E intanto mi sono trovato in una guerra e ci sono stato in questa guerra fino a quando io stesso, il 10 settembre del 2003, sono stato sparato. Ho provato una pallottola, la mia mano si è ridotta,
Si può vedere anche al video, ci ho quattro dita perché appunto una pallottola di mitra ha tagliato in due la mano e io sono dovuto rientrare poi in Italia per le cure, quindi questo fa parte del rischio, quindi potevo essere un missionario martire, come dicono, ma evidentemente non era la mia ora in quel momento e poi ho cambiato per il Kenya. Quindi, siccome sa benissimo che ci sono tante persone perseguitate proprio per la fede nel mondo, pensiamo anche ai missionari in Iraq, ma anche in altre parti appunto del mondo, cosa spinge persone come loro, ma persone a questo punto come lei, a rimanere a fare il missionario in questi luoghi? Ma principalmente sono due cose. L'uno, che voglio dire, dove ci sono questi ricchi, noi guardiamo in faccia alla gente innocente, agli esclusi, ai poveri, ai bambini che non c'entrano proprio con le guerre religiose e le guerre civili, eccetera. Quindi, siccome abbiamo un grande amore per questa gente, più incalzano i rischi e le sofferenze per questo popolo, più aumenta questo desiderio di stare accanto a loro e di condividere con loro la loro vita. Quindi io potevo venirmene dopo un anno che ero andato in Burundi, perché c'è stato un altro colpo di Stato e la Farnesina ci aveva detto: tutti i missionari, tutti gli italiani a casa, ci sono pronti gli aerei, se non venite restate a vostro rischio e responsabilità. E io sono rimasto. Ecco, allora la prima cosa è questa. La seconda è una motivazione ancora, diciamo, più seria, che è quella che poi ci spinge in tutta la nostra vita missionaria, è la fede in Gesù. Ci sentiamo mandati da Gesù, vogliamo bene a Gesù, e allora con Gesù ne portiamo il rischio dentro di noi, come Gesù, in fin dei conti, venendo in questa umanità, ha trovato tantissime difficoltà fino alla morte in croce. Era un innocente ed è morto in croce. Beh, noi siamo sulla linea, vogliamo seguire Gesù. Quello che ci capita non sappiamo, ma se ci capita di essere perseguitati, la forza ci viene dal Vangelo. Quindi il Vangelo è un messaggio, ma soprattutto una strada da seguire, che è una strada che riguarda un po' tutti, sia persone, diciamo, del mondo occidentale che sono relativamente fortunate, ma soprattutto persone che stanno in Africa e molte volte subiscono e senza, diciamo, avere nessuna colpa. La buona novella è per tutti gli uomini del mondo, perché diciamo noi facciamo le esperienze che nasciamo già malati nello spirito, proprio egoisti, individualisti, arrivisti, siamo tutti quanti malati, allora abbiamo bisogno di essere guariti. La proposta di Gesù, la buona novella, la bella notizia di Gesù è appunto questo, che seguendo Lui noi possiamo essere ribenedetti come eravamo benedetti all'inizio del mondo, poi abbiamo perso questa benedizione, questa bontà originaria e siamo diventati un po' i Caini della situazione, ce la pigliamo contro i poveri, spogliamo i poveri, li sfruttiamo, eccetera. Ecco, allora noi annunciamo questa buona novella, che in Gesù è possibile la convivialità delle differenze, in Gesù è possibile stare insieme anche se siamo così diversi, anzi è proprio siamo nella gioia, perché la diversità accolta diventa una ricchezza, invece quando la diversità non è accolta come ricchezza, come una benedizione, è la guerra, così come ho potuto sperimentare in Burundi. Come fa un cristiano, Don Battista, a confrontarsi con ad esempio altre culture, altre religioni come l'Islam, che a volte sembra spingere delle persone innocenti a diventare strumenti di morte e quindi a sacrificarsi per qualcosa che poi alla fine li rende semplicemente degli strumenti e non delle persone che possono costruire la fede? Dipende da una convinzione profonda che abbiamo dentro. Se non c'è questa convinzione, noi faremo la guerra ovunque ci sia una diversità, sia politica, di partito, sia di gruppo, sia di popolo, sia di lingua, sia di religione, come accade. La convinzione profonda che abbiamo è che siamo tutti figli di Dio e che quindi dobbiamo costruire questa comunità umana. Dovremmo essere più impegnati, questo credo che sia un segno dei tempi, queste guerre, queste rivoluzioni che ci sono, questi conflitti, ci interpellano per accelerare, secondo me, il discorso ecumenico,
con tutte le altre confessioni non cattoliche, e accelerare un processo di intesa, un dialogo interreligioso con tutte le altre grandi religioni, compreso l'Islam. Per esempio, nel prossimo mese a Cosenza, nella nostra sede di Stella Cometa, sarà celebrata la giornata dell'amicizia islamico-cristiana. È bello che sono cattolici e protestanti che si mettono insieme con i musulmani, giornata dell'amicizia appunto, e riflettono su un tema bello, un tema particolare. Quest'anno è il tema della compassione e la misericordia nel Corano e nella Bibbia. Ecco, mi dispiace non esserci, ma manderò un messaggio proprio per questo incontro bello, perché diciamo, di fronte a quello che la televisione ci dà ogni giorno, che ci fa mettere la disperazione, la paura, l'Islam che si diffonde sulla faccia della terra, eccetera, siamo portati a cominciare a creare altri muri, altre divisioni. Invece dobbiamo cogliere i semi belli di dialogo che ci sono per questo dialogo interreligioso, e soprattutto diciamo questo dialogo al di là delle differenze di fede, portarlo sempre su due grandi tematiche, secondo me, il tema della pace nel mondo e il tema della lotta alla povertà. Su questi due temi tutti quanti ci possiamo incontrare con le nostre diversità. Io sto facendo già un'esperienza molto bella in Kenya, l'incontro con i pastori protestanti. Se ne vuole parlare brevemente, perché io penso che sia sicuramente arricchente poterlo sapere. Beh, guarda, tre quarti dei nostri beneficiari, noi abbiamo a Stella Cometa in Kenya circa 700 beneficiari, più 1000 donne associate tra di loro, quindi abbiamo circa 1700 persone, come dire, nelle mani. Bene, le statistiche ci dicono che tre quarti sono protestanti e un quarto sono cattolici. Noi non facciamo nessuna differenza nell'assistenza, perché quando uno è povero non gli puoi chiedere se è cattolico o se è protestante, no? Allora, questo ci sta interpellando adesso, perché diciamo, siccome c'è questa diversità all'interno dei nostri beneficiari, vorremmo raggiungere le loro chiese, vorremmo avere un dialogo con i loro leader, con i loro pastori, e vedere come possiamo migliorare i nostri servizi nei confronti dei poveri. L'abbiamo già fatto, abbiamo fatto già tre incontri. A dire la verità non sono venuti numerosi, no? Ma quella decina che sono venute ben motivate, e mi hanno chiaramente detto: padre Battista, non è che dobbiamo venire qui solo per discutere dei poveri, siamo dei cristiani, cominciamo a organizzare anche momenti di preghiere. Ecco, benedetto sia Dio che i poveri ci danno questa provocazione all'unità. È bellissimo, e soprattutto io vorrei sapere una cosa molto importante: cosa avete costruito con i vostri sforzi e quelli che vi è sostenuto in Africa in questi anni? Io ti dico, caro Riccardo, che solo Dio sa. Io sono partito nel 1995, quindi sono 19 anni di vita missionaria. In Burundi abbiamo lavorato nell'emergenza, la malnutrizione, i disabili, i feriti portati agli ospedali, così, costruzione di scuole, di chiese. In Kenya adesso è un pochino c'è più un'organizzazione, perché poi durante la mia degenza in ospedale per curare la mano ho fondato un'associazione che si chiama Stella Cometa. E adesso che cosa stiamo facendo? In un primo tempo si è dato aiuto ad alcune categorie di persone. Abbiamo privilegiato le case famiglie dei disabili, quindi abbiamo aiutato alcune case famiglie esistenti e abbiamo costruito di sana pianta altre case famiglie per sordomuti, per ragazzi disabili mentalmente. In questo momento l'associazione sta servendo appunto circa 700 poveri di una zona, perché abbiamo visto che si stava troppo estendendo la richiesta da parte dei poveri, e noi avremmo dovuto dare tante risposte. Non è possibile che tu lavori in base agli aiuti che ricevi. E allora adesso, per esempio, abbiamo il settore della salute, 300 persone sotto controllo, 300 persone, ad alcuni paghiamo l'assistenza,
assicurazione sanitaria, alcuni ricevono le operazioni, altri ricevono le medicine mensilmente, i malati cronici, diabete, asma, eccetera. E poi abbiamo il grosso settore delle donne con l'AIDS, abbiamo già due gruppi e stiamo per aprire un altro, più di 60 donne che vengono da noi seguite con degli incontri formativi per aiutare a convivere con la malattia, ma poi anche l'assistenza proprio del mangiare, la casa che sta accadendo, i figli che devono andare a scuola, no? Poi abbiamo il settore dell'educazione, è sempre importante dare ai bambini la scuola, insomma è un futuro per loro. E allora abbiamo 170 ragazzi di cui paghiamo le tasse in scuole private e in scuole pubbliche, dalla materna alle scuole superiori, e anche qualche volta ci spingiamo oltre con corsi nelle scuole politecniche, qualcuno che ha ricevuto già da aiuti dello Stato li aiutiamo anche all'università. 170 persone, insomma è un bel costo, sono più di 50.000 euro all'anno. Poi abbiamo il settore della disabilità, abbiamo la fisioterapia mobile, cioè praticamente la macchina con l'autista porta la fisioterapista nei villaggi. Lì le mamme portano i loro bambini nelle chiese che la domenica appunto servono per le celebrazioni, durante la settimana c'è la scuola materna dentro e un angolino ce lo pigliamo noi per fare la fisioterapia ai ragazzi che sono tantissimi, quindi da 5 anni assistiamo tanti disabili, al momento abbiamo 70 disabili di cui 40, una quarantina di ragazzi, molti sono cerebrolesi e poi un po' di adulti. E poi abbiamo il programma della donna. E per la donna abbiamo appunto circa 60 gruppi, ogni gruppo è costituito da 20 donne, le aiutiamo a responsabilizzarsi, quindi non diamo nessun aiuto in denaro, nessuna assistenza, la nostra assistenza è l'assistente sociale, ne abbiamo tre a cui noi paghiamo appunto lo stipendio, la missione, la formazione, e queste formano questi gruppi. E ogni donna dà 20 centesimi per settimana durante la riunione, questo forma un piccolo capitale che viene prestato a un membro del gruppo volta per volta e viene poi restituito con un po' di interesse. Così il capitale cresce. Certo. Per farti capire proprio la grandezza di questo progetto, abbiamo cominciato con 20 centesimi, sì, la prima donna, adesso c'è un capitale di 25.000 euro. È unica, c'è un'esperienza veramente, una cosa unica, nessuno pensa che 20 centesimi possono diventare una cifra così grande. Non ce l'abbiamo in banca questi soldi, no. Questi soldi sono nelle mani della gente che se li è prestati, che poi piano piano li ritorna, ma quando ritorna al gruppo di nuovo vengono prestati a un altro, no? Quindi sono miracoli, vediamo, perché praticamente c'è chi si è sistemata la casa, c'è chi paga la bolletta all'ospedale, c'è chi manda il figlio a scuola, c'è chi ha comprato la cisterna per raccogliere l'acqua piovana, c'è chi ha aperto il piccolo commercio dei vegetali nel villaggio. È una cosa, quando senti queste donne è una meraviglia. Poi la cosa bella è che loro, cattoliche, protestanti, sono insieme, fanno un ecumenismo di base, no? Senza discutere di teologia, mescolano i loro canti, mescolano le loro preghiere, è un'esperienza bellissima. Quindi, e poi l'ultimo settore sono i diritti umani, purtroppo dove c'è povertà si calpestano facilmente i diritti umani, quindi soprattutto nei confronti dei bambini e delle donne violentate, donne abbandonate dal marito, e poi bambini, che soprattutto gli orfani, esposti al rischio di essere abbandonati, gli zii, familiari che vendono le proprietà che appartengono ai poveri e così. Allora siamo lì a dare una mano, a difendere i diritti umani di questa gente e farli ancora sperare. Don Battista, cosa possiamo fare noi italiani, soprattutto, ma gli occidentali in genere, per sostenervi e per veramente continuare a sperare, non soltanto loro ma anche noi, che il mondo possa migliorare e possiamo contribuire a migliorarlo? Una prima cosa, si contribuisce a rendere migliore questo mondo se si fa giustizia, e non si può fare giustizia se tu possiedi 100
e io devo accontentarmi con uno. Cerchiamo a fare un pochino di giustizia. Allora la prima cosa è che noi diciamo migliorare i nostri stili di vita, che devono essere all'insegna della semplicità, della giustizia, della uguaglianza. Basta con l'inseguire la ricchezza, che poi alla fine, diciamo, quando uno muore che c'ha quattro case, non so che se si riporta, se c'ha un, se è miliardario si porta tutti i suoi conti all'inferno, insomma, è veramente è una grande stupidità quella dell'uomo, no? Gesù ci ha insegnato a cercare il pane quotidiano, quindi a usare la nostra sapienza, a vivere decentemente, sempre progredendo ma mai arricchendo. Questo è un modo. Secondo modo è quello di praticare la solidarietà. La solidarietà dovrebbe entrare in tutte le porte, in tutti, diciamo, i pori della società, no? Una politica solidale, una educazione solidale, una sanità solidale, una chiesa solidale, cioè praticamente noi dovremmo poter respirare questa solidarietà dappertutto e far circolare le risorse dell'umanità, le invenzioni, la scienza che va avanti. Noi sappiamo che a questi paesi poveri ci vanno a scaricare tutta la sporcizia dei ricchi. C'è un commercio di telefonini che fa spavento, no? E ci arrivano tutte là ste cose, voglio dire. Ecco, poi terzo, concretamente poi significa che se ci sono delle associazioni, se ci sono dei missionari che sono sulla frontiera e che lavorano e che hanno bisogno, allora sostegniamoli e incoraggiamoli non solo con la nostra amicizia ma anche con i gesti concreti. Quindi per esempio la mia associazione si chiama Stella Comete, ha sede a Cosenza, via Papiglia 29, è il nostro quartiere generale. Poi abbiamo un'altra Stella Cometa fondata in Canada, Vancouver. C'è un'altra Stella Cometa Florence, fondata qui a San Giovanni Fiore, e adesso c'è la Stella Cometa Machakos in Kenya. Quindi crescono queste realtà, laddove noi dovremmo far arrivare i nostri gesti di carità appunto per sostenere quei progetti di cui parlavo prima. Più si ha, più si spende, meno si ha e meno si spende. Adesso per esempio i 250.000 euro all'anno degli anni passati che noi raccoglievamo e spendevamo per i progetti, purtroppo per la crisi italiana, la crisi in corso, sono calati a metà. Il che significa che dovremmo anche restringere adesso l'assistenza. E tu, mentre in Italia possiamo restringerci e dire vabbè, insomma, faccio un piccolo sforzo, invece di andare con la macchina a pigliarmi il caffè ci vado a piedi, lo puoi anche fare. Ma quando parliamo di restrizioni in Africa significa lasciare la gente a morire. Perché se io ho già 60 donne con l'AIDS, me ne arrivano altre 30 il prossimo mese, e io gli dico scusate, non c'ho soldi, non vi posso mettere in progetto, significa che quelle 30 donne nel giro di un anno saranno tutte morte, perché o interviene subito o muoiono, o i bambini. Se tu gli dai la possibilità di andare a scuola, sta con la nonna, un bambino orfano, magari con la scuola sta a casa, sta in sedia, se no va sulla strada, a 9 anni diventa un piccolo criminale. E la società è così. Ecco, allora questo tipo di incoraggiamento, il sostegno. Poi la nostra associazione quest'anno ha aperto anche le adozioni a distanza, appunto perché abbiamo 170 ragazzi in scuola, abbiamo una trentina di famiglie che assistiamo permanentemente. A gennaio apriremo un orfanotrofio per 36 ragazzi. Allora adesso c'è anche la possibilità di, come dire, di adottare una persona o una famiglia o un piccolo progetto secondo i bisogni di ognuno, e contribuire mensilmente, semestralmente o annualmente mandando all'associazione, e l'associazione manda un punto di riferimento, una fotografia di un bambino o della famiglia o un piccolo progetto, e così si aiuta il tutto ad andare avanti. Io ringrazio Don Battista Cimino per il tempo che ci ha dedicato, e soprattutto consiglio a tutti di seguire queste stelle comete, veramente seguirle tutte, perché sono veramente un messaggio d'amore e di speranza, ma un messaggio del Vangelo. Questa è la cosa principale. E poi a fine della puntata daremo tutti i riferimenti su come contribuire, magari versando i riferimenti che Don Battista Cimino ci lascerà. Io ringrazio ancora Don Battista per il tempo che ci ha dedicato e gli auguro di continuare il suo lavoro missionario e chissà di raccontarci altre sue avventure presto.
Grazie a voi che seguite questa trasmissione in Italia o nelle diverse parti del mondo. Siamo tutti quanti uniti da uno stesso ideale, rendere questo mondo più bello. Ecco il motto della mia vita, da quando ero giovincello fino adesso e spero ancora dopo, è vorrei lasciare questo mondo più bello di come l'ho trovato. La solidarietà può fare questo miracolo di lasciare il mondo più bello di come l'abbiamo trovato. Grazie.